Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo la consueta tier list di inizio metagame per cercare un po' di sciogliere, dirimere qualche nodo relativo alle gerarchie che potranno instaurarsi con la Series 10. Prima di cominciare un brevissimo recap, per chi magari non avesse seguito, sono state annunciate le regole della Series 10, regolamento che, intendiamoci, partirà dal 1 di agosto e durerà fino al 31 di ottobre. Noi già ne parliamo perché è stato annunciato neanche 48 ore fa, ma ovviamente, data la voglia anche di voltare pagina, abbiamo già avuto modo di testare, ma voglia di cambiare pagina dettata soprattutto, direi anche proprio dalle novità, dalla novità portata con questa Series 10, perché sarà una Series 10 dove giocheremo con metagame Uber, un Uber a team esattamente come per la Series 8, ma senza Dynamax. Quindi è una vera e propria rivoluzione, un ritorno al passato, ma con tutte le novità dei Pokémon chiaramente nuovi inventati con anche i vari DLC. E quindi questa nostra tier list, che io non ho voluto fare direttamente nella giornata di ieri, ma voglio fare oggi perché ieri comunque abbiamo fatto una bella live di 3 ore in compagnia di Francesco Piero, dove abbiamo fatto delle best of one contro di voi su Twitch. Abbiamo provato e visto provarci vari team e prendetela comunque con le pinze. Veramente questa tier list dei leggendari, di quali potrebbero essere più dominanti o meno, ha un pochino più senso alla luce proprio di un testing collettivo avvenuto nella giornata di ieri. Prima di cominciare a vedere chi ho sbattuto in maniera molto rude in classe D, vi ricordo di lasciare mi piace, è importantissimo cari ragazzi, di iscrivervi al canale e peraltro, se andate in descrizione, anche di partecipare al giveaway di Instant Gaming, perché primi giorni del mese nuovo giveaway e quindi tentate nuovamente la sorte, siete voi a scegliere quale titolo vincere. Detto questo, classe D, preparatevi perché dal mio punto di vista ci saranno delle sorprese. Ho fatto una tier list anche abbastanza audace, me ne rendo conto, però io in classe D ci ho voluto mettere questi signori qua: Giratina, Reshiram, Necrozma, Ali del Fato, Solgaleo, ci stava bene Ali del Fato anche se non è Ali del Fato, okay. Solgaleo, Kyurem Black, Palkia, Kyurem White, Zekrom e Giratina. Allora, spoilerino, perché sennò chiaramente io non riesco a spiegarvi il perché delle mie motivazioni. Non vi dico dove, ma comunque potrete immaginare più o meno dove. All'apice di questa nostra piramide alimentare vi sarà Xerneas. Perché in un meta senza Dynamax, Xerneas ritornerà probabilmente a fare lo Xerneas. Ci sarà Zacian, chiaro, che lo modererà un po', e tutta una serie anche di altri Pokémon, Regieleki, per esempio, che a colpi di Electrobeb faranno sì che sia un Pokémon molto resiliente, molto pericoloso, offensivamente parlando, una volta setupato il Geomancy, ma quantomeno la velocità verrà moderata. E quindi, secondo me, in fondo ritornano, purtroppo, tutta una serie di leggendari che senza la Dynamax non riescono ad esprimere il loro potenziale. Unica indecisione che avevo, devo essere onesto, su Solgaleo, che forse una classe C se la sarebbe anche potuta barcamenare. Solgaleo però chiaramente perde la possibilità di Dynamaxare, di essere giocato con la Vulnero Polizza e tutta una serie quindi di caratteristiche che lo hanno reso molto utile in Series 8. Badate bene ragazzi, apro una parentesi, non dobbiamo giudicare questo metagame né con l'occhio della Series 8, ma come Pardo. Palkia soli 3 mesi fa faceva bene in Series 8 e ora lo metti in fondo. È un metagame completamente diverso, non c'è la Dynamax. Palkia ritorna a essere un Pokémon un po' gracilotto, che se vuole tirare la Stab Water non può più tirare la Geyser, ma deve tirare Idropompa. Già cambiano gli scenari. Idem con patate per tutti gli altri draghetti, che Zekrom, Giratina, Ikyurem, Reshiram, il Giratina Piedini, ritornano a essere dei Pokémon che senza Dynamaxare stanno un po' alla mercé delle mosse Fairy e quindi
non riescono neanche poi a rispondere al fuoco o a sfruttare una weakness policy. Ricorderete giratina a piedini, molto resiliente, tanti PS, si dynamaxa, si raddoppia, si diventa giocabili. Con una Airstream si sopperisce alla mancanza di velocità. Ecco, qui mancherà la componente bulkness, mancherà la componente di poter fare l'Airstream, mancherà la componente di potersi potenziare la difesa, che è magari più lacunosa, con una Quake o con una Steel Spike, come nel caso proprio appunto magari dei vari Sol Galeo, e quindi cambia veramente tutto. Io in fondo adesso, per come penso io il meta, ci vedo questi Pokémon qua. Sopra ci vedo dei Pokémon che magari prima stavano sotto, ma che adesso hanno un'utilità diversa. Ad esempio, in questa classe C, dove noi vediamo Zamazenta, Zygarde, Rayquaza, Lunala, Iveltalugia. Lunala, se vi ricordate, se la memoria non mi tradisce, nella tier list della Series 8 l'avevamo messo più in basso, ok? Ecco, questo è un metagame dove, ok, sei debole a Urshifu, comunque 4 per, benissimo, cioè malissimo, ma hai Tailwind, hai Trick Room, hai Wildcard, sei un Pokémon diverso rispetto alle utilità che servono per il metagame. Qui, in questo metagame, in questa Series 10, vengono valorizzati i Pokémon non più che possono imparare una mossa volante per poter fare Ice Stream, ma i Pokémon che, in assenza appunto di poter fare Speed Control con una Ice Stream, imparano mosse di vera e propria Speed Control: Tailwind, Trick Room, Icy Wind, Electroweb. E Lunala, inoltre, anche Wildcard, che sarà una mossa molto valida per anche moderare quello che sarà un altro assoluto protagonista del metagame, ossia Kyogre, non invincibile, ma comunque un ottimo Pokémon. Inoltre, per parlare anche degli altri, Lugia voglio dargli comunque una chance, perché comunque anche qua con un multiscale Calm Mind può diventare rognoso. Non spara più Lifestream, ovviamente, di Aeroblast, non spara più le Quake. Lugia, Solgaleo erano i Pokémon, a mio giudizio, che si potevano giocare l'un l'altro e contendere la classe C/D. Iveltal, perché lo vedo così in basso? Beh, perché a questo punto, non potendo più dynamaxare e quindi abusare di una bulkiness, soprattutto dal punto di vista dei PS superiore, giocarsi la slot Uber con Iveltal potrebbe quasi sembrare ridondante, adesso che abbiamo Moltres, Galar, piccolo Iveltal. E allora, giusto per questo, ve lo metto in classe C, perché poi come tipologia può essere ancora molto valido. Rayquaza l'abbiamo visto all'opera ieri, con un Kyogre molto alto e con un Groudon che, ovviamente, non vedendolo in classe C e in classe D, bene o male, non come prima, ma ci sarà, perché poi ne parleremo di Groudon, è un caso molto specifico, è un caso che rende veramente l'idea di cosa cambia in questa Series 10. Comunque Rayquaza, avete visto, se cala una Sword Dance con gli ascentoni, se si modera la velocità, può fare il suo. Zygarde, attenzione, qui potrebbe tornare veramente Zygarde. Potrebbe tornare veramente il Coil Zygarde, che a questo punto non deve più neanche temere la Dynamax e il Storm degli avversari, mentre prende e setappa. Quindi ci può stare. Zamazenta, oggetto ancora, per quanto mi riguarda, un po' misterioso di questa Series 10. Comunque la tipologia non è terrificante e ve lo metto serenamente in classe C, anche perché potrebbe essere una delle sorprese, magari proprio appunto con coaching di questa serie 10. Staremo a vedere, la giocheremo, vedremo. B, classe B. Ragazzi, qui cominciano a arrivare le scelte forti del sottoscritto, quasi scommesse. In classe B io ci ho messo Dialga, Mewtwo, Oho, Necrozma Duskmane, ok, Calyrex Ice, Eternatus e Groudon. Dobbiamo parlarne. Mancano, come potete vedere, pochi Uber. Fra questi mancano Kyogre. E Dialga può essere un Trick Room Setter, quindi un Pokémon, ritorniamo al discorso che abbiamo fatto per Lunala, in grado di poter fare Speed Control, ma un Pokémon anche in grado di poter reggere quello zampillino, avere magari lanciafiamme per il Ferroton, che tanto Tarabaralla ritornerà. Tarabaralla, detto toscano, per dire, rifà sempre Pasqua di domenica. E quindi lanciafiammino, l'Earth Power, ha una bella coverage, il buon Dialga. Storicamente è sempre stato valido nei metagame non Dynamax Uber.
Secondo me ci può stare anche in questo di metagaming. A cosa deve stare attento? Alla Sacred Sword di Zacian, chiaramente. Ma qua con una ciopellina magari si può resistere, mettere Trick Room e ribaltare le sorti dell'incontro. Mewtwo io non l'ho messo in classe B per affetto, ragazzi. Mewtwo in un metagaming non Dynamax, con NDD, con l'avvento di Expanding Force, di devasto energia, se cala un Nasty Plot può dire assolutamente la sua, perché l'avversario non può più Dynamaxare per reggere una mossa del genere e magari sparare Ice Stream per all'unisono reggere e fare Speed Control. Ecco perché attenzione a Mewtwo, non è classe S, non è classe A, ma attenzione a Mewtwo, è veloce di suo, e ve lo ripeto per la quarta volta, in un meta dove non si fanno airstream a casissimo, la velocità, una statistica come quella, ve la dico banale, che vi fa attaccare prima dell'avversario, è importante. Nuovamente, incredibile. Oho può essere un buon check a Zacian, un buon check a Xerneas, a Tailwind, per me è già classe B, va bene così. E inoltre ha una Sacred Fire che può essere un po' sbarazzina. Solgaleo, o meglio Necrozma Duskman, io sono abituato a chiamarlo Solgaleo, corrazzato, Solgaleo, cazzo. Perché classe B? Perché è uno di quei pochi Pokémon che in mezzo allo sparire della Vulnero Polizza, della Weakness Policy, può ancora, secondo me, a mio giudizio, andare a usufruirne. Da piccolo, ovviamente, perché non c'è la Dynamax. Con la sua abilità, Prism Armor, lo vedo ancora in coppia con un Mimikyu che fa Shadow Sneak e che lo triggera. Sarà forse l'unico o uno dei pochissimi a potersi permettere una Weakness Policy. Ecco perché, comunque, non lo vedo per niente male. Inoltre, ha la possibilità di poter fare Sword Dance, a Trick Room, a Dragon Dance e va d'accordo con NDD. Per me è sufficiente per stare in questa classe. Inoltre, reggicchia. Zacian regge e risponde su Xerneas. Poi abbiamo Calyrex Ice. Calyrex Ice chiaramente perde tantissimo, ragazzi, senza la Dynamax. Perde la sua resilienza allucinante, però ha una spread moves. Ha una spread moves Ice che non è terrificante e ha distorto zona. Ecco perché merita, secondo me, di stare sopra la metà in questa piramide alimentare degli Uber. Qui si arriva forse alla vera e propria scommessa di questa tier list. Eternatus, ragazzi, noi lo abbiamo dimenticato, giustamente, nella Series 8, faceva un po' cagare, ma in un metagame dove non si può Dynamaxare. Ora, io mi aiuto leggendo 140 di base stat DPS, 95 di difesa, 95 di difesa speciale, 145 di difesa speciale, 130 di velocità. Con nell'arsenale una ottima coverage, drago, veleno, non possiamo più fare Maxos, chiaro, non l'abbiamo mai potuta fare Maxos con questo Pokémon perché non è Dragalg, non Dynamaxa, non può Dynamaxare, ma comunque come coverage la drago veleno non è male proprio per un discorso di Fairy. Nel suo arsenale, con abilità come Pressure, un po' me, lui ha Cosmic Power, ragazzi. Lui ha Cosmic Power. E con Cosmic Power più Recover, lui non viene tirato giù da niente in questo meta, se non appunto dai vari Psy Spammer. Perché mosse terra, Quake, non ce ne sono più. Quake che anche non solo gli avrebbero fatto male, ma gli vanno a rendere più difficile il compito di poter fare le kill, aumentando la difesa speciale degli avversari. Quindi attenzione! Ma attenzione veramente tanto a questo signore, perché se l'avversario con Xerneas scala un Geomancy e voi calate un Cosmic Power, già non andate più giù e già la situazione cambia. Può essere bellino con Toxic, può essere bellino doppio attacco, Cosmic Power Recover. Badate bene, ero quasi tentato di metterlo in classe A, perché io scommetto che questo signore adesso lo potremo vedere. E si potrebbe anche essere fico vedere un Eternatus andare a giro per i campi di battaglia in questa Series 10. Arriviamo però adesso a Groudon, cari ragazzi.
Groudon che ero quasi indeciso se mettere addirittura in classe C. Ora, avevo quasi commesso lo stesso errore anche nella Series 8, dicendo, ah vabbè, non diventa Fire, Kyogre sarà stravunque. Invece poi Groudon ha ritagliato il suo spazio ed anzi ha vinto molto più di Kyogre. Qui però la vedo effettivamente difficile perché non potendo Dynamaxare, non può tirare i Max Quake, non può rimettere la Max Flare, ma più che altro, e è il ragionamento del quale vi volevo parlare prima, quando abbiamo parlato di Rayquaza, che ho detto poi vi parlerò di Groudon, non ci sono Dynamax come Giga Charizard, come Giga Venusaur, in grado di sfruttare il suo sole in maniera tale da poter sopportare il fatto di giocare un Uber magari un po' più deboluccio per poter però poi avere benefit con Pokémon non Uber che Dynamaxano o come in quel caso Gigamaxano. Quindi qui onestamente vedo un po' di difficoltà per Groudon. Però, memore dell'errore fatta la scorsa tier list, l'ho messo comunque in B. Chissà che magari Sword Dance, Redirector possa fare bene. Quindi la classe B ce la mettiamo, anche perché comunque secondo me Sun non sparirà del tutto. Venusaur piccolino, vedrete che anche solo così per sparare gli slip powderini ci sarà. Ma andiamo avanti. Classe A. Classe A, cari ragazzi, io ci ho schioppato Kyogre e Calyrex Ghost. Calyrex Ghost, parliamo del secondo, secondo me se la merita una classe A, perché comunque una spread moves come Astral Barrage non è male. Io lo vedo bene in coppia con Indeedee. Guardate un po' la piramide alimentare sotto. A parte Yveltal è danno neutro su tutti e super efficace su molti. Non c'è più la Dynamax che può permettere, faccio per dire, al Lunala di turno, al Lugia di turno, al Mewtwo di turno di reggere. Quindi secondo me questo signore sarà abbastanza forte. Perde da Urshifu, ok, però ci sono i Redirector, ci sono i Togekiss, c'è il repositioning in questo meta. Quindi attenzione, per me lui è veramente molto valido. In classe A ci metto anche Kyogre, chiaramente, per la possibilità di poter sparare anch'esso dei bei zampilli. Attenzione, apro una parentesi su Kyogre. Kyogre Tornadus in passato è stato una ottima combo, lo sarà anche in questo meta, formerà sicuramente un archetipo. Rispetto al passato però c'è Rillaboom, c'è Regieleki, non c'è neanche il problema del mind game, del proteggo Kyogre, farà Hurricane su Rillaboom, ci si può permettere con un Rillaboom Assault Vest, quindi io penso che i Rillaboom torneranno forse a essere Assault Vest, reggendo Hurricane, di poter sparare Glassy Glide anche sulla Protect e prendere One Hit KO, perché Kyogre non è più in grado di Dynamaxare, reggere, prende solo 50%, ma prende proprio un centone. Ecco perché vi dico non classe S, ma classe A, per un Pokémon che comunque ovviamente rimane molto forte, ma che anche per esempio con un Regieleki, se arriva Regieleki Scarf, oppure ve ne dico un'altra, un Coco Assault Vest, tutte cosine che la Tornadus Kyogre la mangiano vivo, non sta secondo me in S. Quindi in A vedeteci Kyogre piccino Tornadus e vedeteci Calyrex Indeedee, ok? In Uber si ragiona anche spesso e volentieri a coppiette. I più attenti di voi chiaramente avranno visto che mancano due Uber, e sono ovviamente Zacian e Xerneas, che io metto in cima e sui quali voglio anche proprio fare un ragionamento. Mi piace a primo acchito questo meta, non solo perché con la Dynamax, sul quale poi voglio fare anche un minuto di ragionamento con voi in chiusura di video, appunto non c'è Dynamax, ma anche perché che in classe S ci siano due Pokémon, Zacian e Xerneas, Acciaio e Folletto, è sintomo di probabilmente un buon metagame. Ora non la voglio gufare, però se nella classe S ci sono, e non è stata costruita apposta, ma è un giudizio proprio che è venuto così, e poi ho detto, ah guarda, ci sono due Pokémon che sono nemici naturali, vuol dire che forse è costruito bene, un po' come quando si fa il castello di carte e si mette le due carte che in cima devono tenere tutta la struttura. Speriamo che non sia un castello di carte dal punto di vista degli equilibri, ma per rendere la metafora secondo me ci stava.
Zacian chiaramente Pokémon straveloce, entra, va più uno, non ve lo devo spiegare. Xerneas, attenzione, perché se si tappa spacca Zacian di Moonblast. Certo, Zacian può reggere se la versione bulky, se magari coadiuvato da un Grimmsnarl che comunque con gli schermi non mancherà, perché si imparerà anche da sinergie di metagame precedenti come per esempio appunto la Series 8, però è comunque un altro mondo rispetto a prima, dove chiaramente Zacian poteva andare in giro, faccio per dire, con un Charizard che gigamaxando poteva reggere Xerneas, attaccarlo, mettere anche i dot e fare tutta una serie di cose che avrebbero dato noia al cervo. Ragionamento che voglio fare con voi sulla Dynamax. Se andate a rivedere le tier list a inizio anno, i giudizi miei personali sul video su YouTube strideranno un po' con questa mia voglia di boccata d'aria di oh, finalmente non c'è più la Dynamax. Non perché sono diventato improvvisamente incoerente, ma perché personalmente io la Dynamax, e su questo lo voglio dire ad alta voce, non l'ho giudicata negativamente all'inizio, perché i recipienti della Dynamax non erano così sbroccati. È vero, il fatto di poter Dynamaxare un Pokémon piuttosto che un altro, per definizione, può creare un po' di randomicità. Ma all'inizio, se si vedeva in DD Duraludon, si pensava che Dynamaxasse Duraludon. Adesso, con l'introduzione di Pokémon, quali anche Regieleki, che fanno all'unisono sia supporting, sia magari proprio la Dynamax a caso, che è andata a sostituire la buona vecchia Scarf a caso, è diventato veramente molto più pesante. È diventato anche più pesante con l'introduzione di Glacier, è diventato anche più pesante con l'introduzione degli Urshifu. A tal proposito, aperta parentesi, questa è una tier list degli Uber, vi farò una tier list anche dei non Uber, perché bisognerà parlare anche del caso Urshifu, che è già stato definito da tutti, adesso che non ci sono più i Dynamax, veramente infermabile. Ma no, non è assolutamente vero, perché comunque ci sono anche degli Uber, badate bene, e peraltro in cima alla catena alimentare ci sono due fairy che lo spaccano, però poi ne parleremo nella tier list proprio dedicata. Quindi, per concludere il ragionamento, io non sono dell'idea che la Dynamax sia completamente da buttare. Certo, per il futuro sarebbe bello fosse davvero modificata con una Max Ice-Stream che viene comparata alla Knuckle, alla Max-Ose, e con una tier list di Pokémon che magari possono, proprio per riprendere il caso di Urshifu, indicarti con la loro presenza in campo se sono Pokémon da Dynamax o meno. Ecco, un po' come se fosse una Mega Evoluzione, quindi una meccanica che sì, può far Mega Evolvere tutti, ma che razionalmente tende a far Mega Evolvere Dynamaxare, ovviamente, era per rendere il paragone, solo alcuni, e quindi comunque creare variabilità, ma non troppa. Ecco, io quindi dico sì alla Dynamax della serie 1, serie 2, serie 3, no alla Dynamax delle serie successivamente introdotte, dove peraltro abbiamo infarcito anche con tutta una serie di Pokémon come Cinderace, che Dynamaxando diventano veramente difficili da gestire. Signori miei, questo è il mio lavoro per quanto riguarda la tier list di Series 10. Devo decidere onestamente cosa fare con la Series 9 per quanto riguarda il canale YouTube e il canale Twitch, perché a questo punto siamo tutti ovviamente molto curiosi, ghiotti, orientati verso la Series 10, fare content in Series 9 mi è anche più difficile, quindi proprio perché sono già innamorato di questa Series qua, quindi vediamo come riusciremo magari a barcamenarci su YouTube. Probabilmente al posto del video di Battlespot proveremo magari dei team che giocherò in Best of 3 contro magari altri giocatori, quando magari il moderatore di turno, quando magari l'ospite whips in live su Twitch, dovremo inventarci qualcosa, che sia team building, che siano sfide a voi, insomma
Avrò bisogno anche del vostro, ovviamente, aiuto per giocare contro di voi, per coinvolgervi e per divertirci insieme. A tal proposito, io vi invito a fare un saltino tutti i giorni, ore 18, su Twitch, Francesco Pardini VGC, e presto, quando verrà rilasciato anche Unite, anche ore 14. Insomma, seguite la programmazione giornaliera, la trovate sui social, non solo su Facebook, sulla pagina Tanto alla fine a Pardini, ma soprattutto anche su Instagram, dove peraltro ho bisogno del vostro follow per raggiungere i 20k, manca veramente poco. Sul profilo Francesco Pardini con il 3 al posto della prima ed unica E. Signori miei, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate un mi piace, un'iscrizione al canale e oggi più che mai un commento con la vostra di opinione. Ciao.